apriamo le scuderie della Malaspina ed entrambe volevamo ringraziare la Fondazione Elisabetta Franchi e la signora Elisabetta Franchi per averci dato la possibilità di spiegarvi meglio questi splendidi animali. Allora, mi raccomando, quando vi avvicinate a un qualsiasi tipo di animale, siete sempre permesso al proprietario, se potete toccarli, e soprattutto se volete dargli da mangiare, chiedete cosa può andar bene e cosa non può andar bene. Quindi mi raccomando, nel caso dei cavalli, sappiate che possono avere dei mal di pancia che a volte possono essere fatali per loro. Quindi state sempre attenti, chiedete sempre ai proprietari e quando volete nutrirli mettete la mano in questa posizione. Grazie per l'attenzione e ricordate EF Loves Animal. Amore mio. Cori, ti piace il pastone? Ti piace il pastone? Ti piace? Tanto? Quanto? Ah sì? No, sta mangiando l'erba. Io cosa devo fare? Adesso fa la cretina. Adesso devo fare la cura su. Andiamo. Ma la sei cristiano, lo sapevo. Spunta lui, l'unico, il vero e inimitabile. Ninja Leone. Oh my god! Che paura! Che paura la tua mamma che ha! Ti è partita una spada? Fate finta che non ci sono. Va bene, facciamo finta. Chiudo allora. A dopo la serata a sapere. Cominciare. Ma non ho capito. Ma prego! È
l'hanno preso! Ma cos'è? Ma è un alieno! Ma non ci credo! Lo stavo cercando di capire anche noi! No, vabbè. Ciao, buonasera. Buonasera. Buonasera, siete lì. Ma scusa, vai vestito da Babbo Natale, ciao Fe. Ci siete? Ma è stato gli uomini dove sono? Eh? Là? Dov'è Simone? Simone, ci siete per la foto? Siamo però. Vai, mamme! Bassi. No, ma Cioffi col Babbo Natale non l'ho capito. Sei fuori mood, Cioffi! Oh, ragazzi, bisogna arrabbattarsi, eh. State dando, oh, e questi marmocchietti chi sono? Marmocchietti! Mamme, ti riesci a sedere? Io adesso mi sgonfio un po'. La gamba. Scusate se metto le gambe sul tavolo. No. Di solito non lo faccio. No, vabbè. Ma sei comodo? Comodissimo, perché poi c'è una ventolina. Guarda che faccia che c'è, guarda la faccia. Quindi c'è tipo una raccomandazione naturale. C'è il volo con sotto sul nudo. Ragazze, vi posso riprendere? Fatti vedere, Ginny. Ginevra. Ma che sciccheria. Ma ve la siete fatta una bella foto con quei due occhi? Sì? Fa vedere già non ci vedo. Ma non vi dà fastidio? Ma salvati, da cosa sei vestito tu, da principe? Ah, è Dracula? Ciao. Scusi Cristalla, si faccio vedere. Ma che diavola! Oh! Ho detto, io sono la diavoletta. E lui Draculone. Mamma! No, vabbè. C'è il lampadario, non l'avevo calcolato. Credite? Quello hai dovuto truccare un po', perché è Dracula. Hai visto? Qual è il codice dell'iPad? È per quello. Ma scusa, la tua figlia? Guarda che mome è molesto stasera. È venuta. È molesto, vero? Sei molto bello. Avete mangiato qui? Sbaglio, si è aggiunta una ragazza. Ciao Bianca, guardate che belle le dita di mostro. Fa vedere Ginevra. Vai Cioffi!
Simone, sì. Fai vedere la scatolina, Cioffi. Fai vedere la mia foto, Cioffi. Oh. La mia foto, Cioffi. Gira la foto, Cioffi. Cioffi, gira la foto. Foto, gira la foto. Ecco. Bravo, grazie Borelli. No, ferma, grazie. Però puoi non tornare più, Cioffi. Bravo! Allora, la famiglia Salvati ha offerto collier di diamanti, collare di diamanti da 25 carati. Oh! 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 Controllo! Potrebbe essere un break! Non ci credo! Pesa, pesa! Si vede un po' leggero! Non entra! Un po' leggero! Vuol dire 5 euro, vuol dire! Cogliere dentro una busta non si è mai visto, però! Cioffi, sei soddisfatto della serata? Molto, grazie a tutti, grazie veramente. Bravo Cioffi! Bravo Cioffi! We'll be right back.
Noi la festeggiamo oggi, anzi la festeggiamo stasera, stanotte, non so neanche che ore sono. Che ore sono? Luna? Mezzanotte 33. Mezzanotte 33. E io vorrei che la Cristina ci facesse un discorsino, perché è stato un anno un po' difficile per la Cris. Quindi capisco. Voglio un bel discorso. Non d'angelo nero però. No. Allora, per quante cose difficili la vita ti possa riservare, ci sono anche tantissime cose belle che te le fanno superare. Quindi domani è un altro giorno e oggi è domani. Allora, sotto la nostra casetta di legno, ragazzi, ragazze, state buone. Beh, sotto la nostra casetta di legno, adesso vi facciamo vedere. Ma questo doggy bag che ha fatto tutte le cosine per voi. Papà, bisogna che vieni qua vicino. Sì, eh. Guarda. Guarda. No, vabbè. Aspetta, papà. Sono dai, i biscotti, guarda, di Halloween. Guarda, Betty, arrivo. Fai vedere la cattiveria della Betty. Adesso ve le do. Allora. Allora. Alla lalla. Lalla trovatella romanaccia. Alla malè catanese. Vai via tu. A te ti do. Vieni, Cicco. Vieni anche tu, amore. Vieni, amore. Vieni. Cicco non vuole mangiare. Alla Betty, che è tanto cattivona. Vieni. Oh, scusa Betty, scusa. Alla Betty. Vieni. Poi alla Malè. Diamo il plum cake. Fammi vedere il plum cake. Oh, che buono. Pieno di rami. Oh, guarda, molto veloce. Vieni. A te. Ah, scusa, c'è la carta. Lala, ma guarda Lala che sta mangiando i biscotti, amore, vieni. Lala, vieni via dai biscotti, mannaggia. Vieni qui. Sotto la nostra casetta dell'albero, Cos'era, mamma, quello? Non l'abbiamo neanche visto. Papà, era un oscio. Ah, un oscio diviso in metà. Sì, ok, ho capito. Papà, perdonami. Aspetta, guarda. C'è anche l'oscio nero. Un oscio nero. Lei, Bianca, vieni. Ho detto Bianca. Oh, che buono. Venite con me voi. Dai. Venite. Dai che avete finito di dare. Sì, ma sì. Che buono l'omino nero, papà. Oh, mia, fa vedere. Pauroso questo. Nero come me. Grazie, Doggy Bang, grazie. Siete felici, eh? Sì. Grazie per pazienza. A te la testa. A lui non ti piace di corpo. Sembra che gli piacciono, amore. Beh, direi. Guarda la Betty. Una peppana. Io faccio come Ciofi ieri sera, che gli ospiti non volevano sgangiare soldi, ma alla fine gli abbiamo mosso tutte le coscienze. Vabbè, loro le conoscerete, che animali non possono conoscere. Fanno queste cose pazzesche, cioè le mangerei anch'io, sono sincera, con dei packaging spettacolari. Ma allora, guardate un po' cosa ci ha fatto Fat Genuine. Guardate un po' cosa ci ha fatto per la nostra fondazione, per riuscire a raccogliere tanti soldini. Guarda che bei pacchetti. Papà qui. Allora, papà, guarda. Sì. Ogni cosa di queste, sì, che sono dei dischetti fashion, dentro hanno la porzione di ciccia. Vero? Vero? Ma cosa? Ma quante cose fanno buone? Tutto per... Oggi che è il primo novembre, volevo ringraziare Niccolò De Vitis, ma soprattutto loro che mi hanno mandato questo olio, non questo, perché le bottiglie
è qualcosa in più. Allora, qui siamo proprio nella Italia, quella che va giù, 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 giù. Puglia, Andria, e mio marito non sa neanche dove era. Duco Brindisi. No? Ho detto Puglia, veramente, una parola. Comunque, Nicolò, ci faremo le bruschette insieme. Questo è un frantoio, si chiama frantoio. Muraglia, papà? Muraglia. Ah, bravo, papà! Olio arcobaleno, super fruttato. Olio aragoste, questo è l'ultimo nato, però. Guardate anche le bottiglie, sono bellissime. Beh, io sono una ragazza fortunata, grazie. Grazie, veramente. Papà? Sì. Catarita, papà? Mezz'ora che sembra qualcosa. Allora, lui ha in mano un gin, buonissimo per di più. Si chiama Muma. Muma. Vedete il packaging, che bello. Sembrano un po' come le acque distillate, quelle di una volta. È vero. E ha 8 ingredienti. Leggili, papà, dai. Allora, 8 ingredienti ci abbiamo. Ginepro, cannella, camomilla, limone e arancia, ireus e poi acqua di mare, ingrediente segreto. Cioè, acqua di mare è quella vera, non quella finta? Eh sì. Com'è, papà? E non ho ancora assaggiato. Dopo ci sarà un'altra storia, quando l'avremo assaggiato. Caro amore mio, ci facciamo un bel cin cin. È finito Halloween. Senti la luce. Noi, come vedrete, non c'è più rami, non c'è più mostre. Stamattina la Dilli che sta facendo il video, sono stati bravissimi, hanno tolto tutto. Ma qui c'è la novità in questa bottiglia. Sì, vedi? Ecco. Adesso il giorno non si vede, ma vedete? Di notte si illumina. E quindi un grande cin cin. Grazie Persico. Sì, ne abbiamo finito stanotte comunque. È un buon secco e noi ringraziamo. Ringraziamo.